Oggi entreremo nella casa di Andy. Non importa se lei cercherà di ucciderci. Ovviamente non la ucciderò, ma ovviamente entrerò qui dentro. Ok, come vedete lei è fuori. Io sono dentro casa sua. Allora, è una casa abbastanza normale. In realtà mi aspettavo piena di cose brutte, però devo dire, cioè, vabbè, ci sta, magari ci deve abitare dentro. Però vediamo effettivamente che cosa contiene queste casse, cosa contengono. Tanta redstone. Però effettivamente sono disposte forse a mo' di X. Era una X. Mi ricordava qualcosa di sbagliato. Anche questa è una mezza X, vedete, perché queste sono due linee che si intrecciano. Però qua c'è un libro strano. Vediamo cosa c'è scritto. Stai attento al mio diario, io ti farò fuori. Ma... ok, io lo lascio qua. Mi sa che se l'è presa col diario questa pazza di Andy. Ma perché è così cattiva, raga? Ma non ha senso. Cioè, perché se la prende pure col diario? È come se io domani mi sveglio e me la prendo col pavimento. Stai attento al pavimento, perché, cioè, dopo mi girano le scatole. Ma io ho appena letto pizza o sushi. Ma che cosa vuol dire? Ma no. Ma non posso scegliere sushi, io volevo scegliere sushi. Che poi, non lo so, scrivetemi anche voi nei commenti cosa preferite. Vita, mor... scusa? Beh, vita... ok, se volete potete partecipare anche voi nei commenti, ovviamente. Però io mi dissocio. Comunque, Andy Rainbow. Qua mi sa che intende i Rainbow Friends. E ovviamente, ovviamente, l'egocentrica del cavolo. Questo è un ascensore, vero? Eh no, ma non fa niente però. Ma allora che cosa mi serve questo ascensore inutile? Vabbè. Ok, raga. Penso di essere in pericolo perché tutto... No, qua io non riesco, raga. Io qua muoio. No, state... allora, no, però posso... no, non posso spaccare. Che stupido, lo sapevo io. Sapevo che... no, devo saltare per forza, vedete? Perché io qua non... purtroppo quando entro in questi livelli vado tipo in spectator e io non posso rompere con niente. No, 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 lo sapevo. Via. No, salta, sali su, per carità. Ok, allora, scusate un attimo, scendiamo giù. Ok, ho distrutto il percorso di Andy, non si dovrebbe essere... Si è arrabbiata di brutto, raga, io... ok, chiedo scusa a Andy, veramente non volevo distruggerti il percorso. Ovviamente scrivetemi voi nei commenti che cosa dobbiamo... perché effettivamente questo mondo sembra che abbia un sacco di misteri in più. Cioè, nel senso, veramente misterioso questo mondo. Quindi scrivetemi se vogliamo che lo continuiamo nei commenti. E lasciate like, ricordatevi!